Buonasera a tutti, grazie a tutti gli utenti che ci guarderanno. Ora parleremo della Women's of Wrestling. Con me c'è il buon vice direttore Simone Cadao che mi accompagna Buonasera a tutti, come sempre. in questa nuova avventura. Simone, ti voglio chiedere, com'è nata la Women's of Wrestling? Allora, la Women's of Wrestling innanzitutto è una promozione, una federazione, comunque il wrestling femminile che è nata nel 2000, fondata da David McLean, che precedentemente ha fondato la Gorgeous Ladies of Wrestling, oppure comunemente conosciuta come GLOW, ma non la serie che avete visto su Netflix, ma la vera e propria federazione. Insieme a lui poi si è unita la proprietaria dei Los Angeles Lakers, che si chiama Jenny Buss, che ha proprio sviluppato il programma. Quindi e questo è come è sviluppato. Diciamo che è una serie fatta con le lottatrici che interpretano personaggi dei fumetti. Agli inizi questo era così. Interpretano personaggi dei fumetti e per i primi anni è stato così. Adesso poi parleremo dei cambiamenti. Ok, Simone, per te, com'è stato sviluppato il format? Era giusto sviluppare il format in versione fumetti, supereroi, cioè il Women's of Wrestling Super Heroes? Simone? Beh, Simone? sì, ti sento. Beh, sì, è innovativo, ovviamente, confronto a tutte le altre federazioni, è una cosa innovativa. È diverso dalle varie major come WWE, Impact, AEW o tante altre federazioni. È diverso. Era una rivoluzione, è stata una rivoluzione fare così. Poi che sia giusto, non lo so sinceramente. Però è una cosa che ci può stare, secondo me. Cos'è? È una cosa diversa. Ci sta a cercare di innovare il wrestling e non fare sempre le solite cose. Cioè, è una federazione a stagioni, non come le federazioni normali, non è continuativa. Per ora hanno fatto 6 stagioni. Quella che partirà, quanto hanno detto, nel 2022, nell'autunno del 2022, cosa sarà la settima stagione, perché hanno avuto una pausa nel 2014, a quanto ho capito. Quindi, non, come cap avrete capito, scusate la ripetizione, non è continuativa. È come le serie televisive, però era fatta a fumetti all'inizio, e forse diciamo anche forse anche nel 2020-2019, perché si chiama Women's of Wrestling Super Heroes, infatti si chiamava. Poi adesso forse hanno cambiato il nome perché hanno messo New Generation anche di questo è per rispondere alla tua domanda, Pino. New Generation Era, se non mi sbaglio, era, scusa, vero? No Generation Wrestling, scusa, mi ho sbagliato. No, io c'è scritto solo New Generation, poi non ho letto altro. Sì. Simone, vabbè, mettici a conoscenza di quelle poche novità che sono state. Come posso dire, che sono state confermate, cioè i nuovi un ritorno, una Arrivo. notizia clamorosa, Dei nuovi arrivi, ritorni qualche. molto importanti. Prego, Simone. Allora, sì, 2 arrivi molto importanti per far parlare della Women's of Wrestling. Il primo è un ritorno dopo 15 mesi di assenza, da quando è stata licenziata da Impact. Tessa Blanchard ha rifirmato con la Women's of Wrestling perché era stata già precedentemente
con la Women's of Wrestling proprio nel periodo in cui era anche sotto contratto con Impact, ovvero 2019-2020. Quindi è un ritorno per lei dopo tanto tempo che era sparita dalla scena del wrestling, sia per via licenziamento, sia per, sapete, tutti i casini che ha, le accuse che ha avuto. Vabbè, quindi è un ritorno importante, perché non solo farà la lottatrice, vabbè, ma oltre la lottatrice c'è la lottatrice di punta della Women's of Wrestling, la star, e anche però avrà anche un ruolo, diciamo, dirigenziale, la casting director farà nella Women's of Wrestling. L'altra notizia forse ancora più clamorosa e che nessuno si aspettava, perché di Tessa se ne stava già parlando già da parecchio nel video di questa, che io pensavo era una nuova federazione, invece era la Women's of Wrestling che tornava, che era già scritta NGW, che vuol dire New Generation. Si vedeva che c'era Tessa, che c'era lei, quindi si capiva che tornava lì. Mentre che non sapevamo niente, è il ritorno della ex campionessa delle Divas, che lo è stata parecchie volte, una dei più importanti Divas Champion della storia della WWE, la moglie di CM Punk, che molti pensavano andasse in AEW, e invece no. AJ Lee è tornata nel wrestling dopo, non so, dal 2014 è che mancava dal wrestling, che non aveva più lottato né più parlato del wrestling. È tornata AJ Lee e ha firmato con la Women's of Wrestling come executive producer e color commentator, quindi la vedremo anche in televisione. E l'altra novità è anche il contratto televisivo della Women's of Wrestling, che sarà con la Viacom CBS nelle affiliate, però attenzione, non è che sarà sul canale nazionale, ma su tante TV, un po' come la Ring of Honor, insomma. Quindi un canale molto importante, direte voi, anche più importante di Impact, sì, però sono affiliate, non è un canale nazionale, è diverso. Un'altra cosa, certo, è molto importante per loro comunque, perché passati da XS, ricordiamo che erano su XS nel 2019-2020, perché erano in collaborazione con Impact anche, e ora dopo sono passati alla Viacom, che però nuove stagioni inizieranno, come ho detto, da settembre 2022. Prima a dicembre iniziano a trasmettere i vecchi episodi, quindi credo quelli al 2019-2020, la sesta stagione. Simone, una tua opinione. Simone, mi senti? Ti sento benissimo. Ah, scusami, una tua opinione, per meglio dire a tuo parere, secondo te perché la AXS e la Women's of Wrestling si sono lasciate? Probabilmente si sono lasciati pure i buoni rapporti, però secondo te perché? Allora, si sono lasciate perché innanzitutto sapete il periodo del Covid, della pandemia, alle indie le ha quasi tutte distrutte, quindi comunque la Women's of Wrestling non è una major, ve l'ho fatto capire, è una serie televisiva e si era completamente bloccata dopo quello. Impact ovviamente no, perché è una major. E anche per via anche dei miei ascolti non tanto alti, ma secondo me non hanno litigato, semplicemente non è andata avanti, perché la serie di Women's of Wrestling è proprio finita lì. Non è che hanno cercato un nuovo contratto, no, è finita lì. Con XS era finita, evidentemente la stagione era finita, quindi XS non doveva più trasmetterlo. Cosa doveva trasmettere? La stagione ormai evidentemente era finita, o perlomeno questo so io, non so se hanno continuato dopo che erano andati via da XS. Quindi penso e spero che non si siano lasciati in brutti rapporti, ma in buoni rapporti, e magari che chissà collaborare di nuovo in futuro. Perché vedete come Impact
dà molto importanza alle donne, quindi lavorare con una compagnia completamente al femminile che vuole rappresentare le donne come supereroi, e ovviamente ci sono anche le cattive, però non sarebbe male, con l'importanza di Impact dalle knockouts. Quindi io me lo auguro che non si siano lasciati mai, si siano lasciati bene, che magari in futuro si possa riprendere. Simone, brevemente, ma proprio brevemente, riesci a dare, come posso dire, una tua visione attualmente di cosa potrebbe rappresentare la Women's of Wrestling nel panorama del wrestling femminile nordamericano? Una tua opinione. Allora, cosa può rappresentare? Bene, anzitutto, in pratica con la Shimmer che è ferma e non si sa cosa faccia. Poi le altre federazioni che non sono così in voga, credo che sarebbe la più importante federazione femminile in circolazione. E con i grandi nomi che ha preso, cioè, ve l'ho detto, stavo parlando di Tessa Blanchard, che è un'ex campionessa mondiale di Impact. AJ Lee, che è un ex Divas Champion, è stata in WWE, quindi ha preso grandi nomi da affiancare a ragazze giovani che devono uscire, perché infatti, come hai detto, ora si chiama, hanno messo anche la dicitura New Generation, quindi da far apparire anche le lottatrici di nuova generazione, le ragazze che stanno uscendo dalle indie, insomma, per dargli opportunità di farsi vedere in questa federazione. Quindi, siccome, cioè, vabbè, a parte io impatto positivo per il wrestling femminile, ovviamente, cosa, per chi lo vuole vedere, ovvio che non tutti vogliono vedere il show completamente al femminile, a me sinceramente non dispiace e li guarderò volentieri se ci sarà la possibilità. E credo che ci sarà, perché si trovi, se vanno in televisione, la possibilità di vederli già c'è, in qualche modo. Simone, ricorda, allora, vorrei, diciamo, secondo te così d'impatto, anche se non abbiamo ancora, non hanno ancora né registrato e ovviamente non è ancora andata in onda la nuova stagione, ma comunque, secondo te dove possono, quali sono gli obiettivi e le prospettive per la Women's of Wrestling? Qual è l'obiettivo? Nessuna prospettiva. L'obiettivo, boh, credo sia di affermarsi e no, di portare in voga nuove lottatrici. E quello è l'obiettivo che sono posto. Di dare spazio alla nuova generazione. Perché Gigli lo ha detto in un'intervista. Perché lo sappiate, in realtà lei potrebbe lottare, perché mentalmente e fisicamente guarita, cioè in teoria potrebbe lottare, ma ha detto che non lo vuole fare per dare spazio alla nuova generazione, dare la luce e i riflettori alla nuova generazione. Anche magari sarà anche perché lei ha paura, comunque lei ha lottato in WWE. Lottare fuori dalla WWE è un'altra cosa, perché puoi trovare altri tipi di lottatrici che magari tu hai paura di rischiare di farti male, non perché non siano brave, ma perché comunque lottano in modo diverso. E comunque ricordatevi, Geli ha avuto un infortunio al collo, quindi magari ha anche paura a tornare sul ring. Non lo so, comunque l'obiettivo è quello, far vedere la nuova generazione di lottatrici femminili, quindi le nuove ragazze che stanno uscendo, che escono dalle indie. Quello è il loro obiettivo principale. Gli altri non lo so, la prospettiva credo di continuare a fare le stagioni che hanno sempre fatto, credo. Perché prendendo gente così importante, avendo un proprietario così importante come la proprietaria dei Los Angeles Lakers, Jamie Bass, quindi vabbè, diciamo, una donna che ha molto potere, che volendo potrebbe prendere anche delle top star femminili. Quindi credo di continuare come stavo facendo, o addirittura di migliorarsi ancora. Però credo sempre mantenendo il concept di serie televisiva, non delle major, non credo che vogliano diventare così,
vogliono rimanere quello che sono dal 2000, dal 2000, ovvero una serie a stagioni che ci può anche che ci può stare, che ricalcano i personaggi delle donne, i personaggi dei fumetti, comunque come ci possono incarcare cattivi, buoni, vabbè, le cattive, le buone che sarebbero i supereroi, e ovviamente le cattive che sono gli anti-eroi. Simone, ricorda le nostre precedenti interviste dedicate a wrestler femminili, per piacere? Allora, no, di donne intendi? Lottatrici femminili? Beh, allora, sì. La prima è stata una delle più importanti delle lottatrici femminili sul suolo italiano, ovvero Queen Maya, la prima è stata lei. Poi abbiamo fatto con Mary Cooper, da poco con Elektra, e fra poco avremo un'altra ospite, dove parleremo anche dello show femminile che c'è stato, la numero uno, la notte delle Amazzoni, il primo show femminile, tutto al femminile, della storia del wrestling italiano, Alisea. Questa sarà la nostra prossima ospite, e parleremo con lei dello show, oltre che, vabbè, della sua carriera, vabbè. Quindi abbiamo dato sempre spazio al wrestling femminile, come vedete. Va bene, Simone, credo che non c'è più nulla da aggiungere. Vuoi aggiungere qualche cosa sulla Women's of Wrestling? Niente, io se vi invito, se ci riuscirete, io cercherò di guardarlo, l'ho detto. Ci sarà modo, cercherò di guardare anche le vecchie, perché io non ho visto le vecchie puntate, quindi potrei anche tranquillamente guardare. Invito i fan soprattutto a non pensare ancora sempre che il wrestling sia solo per gli uomini. Non è così. Anche le donne ci sanno fare e parecchio. Certe ragazze per me sono anche meglio dei uomini, certe lottatrici. Non pensiamo sempre l'uomo è più forte, quindi la donna non sa lottare. No, non è così. Basta con questa concezione che è arretratissima, veramente. Poi dice, voi non vi piace uno show per femminile? Pazienza, sono gusti. Però a chi piace, invito a vederlo. Sperando anche un'altra cosa, speriamo anche che in qualche modo sia possibile recuperare anche lo show al femminile dell'Italian Championship Wrestling. Vedremo se sarà possibile recuperarlo. Lo recupererò volentieri. Sì, la numero uno, la notte delle Amazzoni. La notte delle Amazzoni. Show storico per quanto riguarda il wrestling femminile italiano. Esatto. Sperando che questo porti sempre più ragazze a avvicinarsi al wrestling e quindi aumentare le lottatrici femminili italiane. Allora, grazie Simone di avermi accompagnato in questa primissima puntata, in questa premiere delle nostre pillole. E vi saluto, buona serata a tutti e alla prossima. Grazie Simone. Ciao, buona serata a tutti, alla prossima. Ciao. Grazie.